La terra da dove emigrarono all'inizio del secolo scorso i suoi avi ha premiato l'ambasciatore americano John Phillips. Il premio Odorico da Pordenone gli è stato consegnato a Poffabro alla conclusione della 3 giorni organizzata dalle fasce. Phillips ha detto che al suo rientro a Washington racconterà al presidente Obama di questa sua bella esperienza e gli suggerirà di pianificare un viaggio nel Friuli Venezia Giulia. Il servizio di Andrea Rossini. Sono passati più di 100 anni da quando i miei nonni e bisnonni hanno lasciato questa cittadina. Sono orgoglioso di essere tornato qui come ambasciatore e di poter rappresentare il mio paese nelle terre da cui proviene la mia famiglia. Lo ha dichiarato a Poffabro l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, John Phillips, nel ricevere il premio Odorico da Pordenone, istituito dalla provincia e consegnato in occasione dell'incontro dei corregionali all'estero, organizzato dall'ente friulano Assistenza Sociale e Culturale Migranti. L'ambasciatore Phillips ha ricordato il viaggio intrapreso un secolo fa dal bisnonno, Luigi Colussi, di Poffabro, e dalla nonna Lucia, che allora era una bambina. L'America è un paese di immigrati e questo è quello che oggi rende l'America forte. L'immigrazione è ancora un fattore positivo per tutti i paesi, anche per l'Italia, per la Germania, per la Francia. La governatrice del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha ricordato il ruolo dei corregionali all'estero per la regione. I nostri corregionali all'estero sono delle antenne, percepiscono prima di noi quello che accade in quei paesi e ci aiutano a mantenere forti e salde le relazioni. Oggi abbiamo ricordato qui l'incontro che si è tenuto a Trieste proprio con l'ambasciatore Phillips per far incontrare Friuli Venezia Giulia e gli Stati Uniti su alcuni temi importanti come la ricerca, l'innovazione, le imprese. Gioia ed emozione fra la gente di Poffabro e Frisanco nell'accogliere il proprio illustre concittadino. Il sindaco Sandro Rovedo ha ricordato come in quegli anni, tra il 1890 e il 1910, metà della popolazione di Poffabro era stata costretta ad emigrare in cerca di una vita migliore.